Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi un video. Perché mi infili in queste cose? Parliamo di letteratura classica, parliamo in particolare di Dante, ma ne parliamo in maniera pop. E quindi io già le sento le polemiche che arrivano. Facciamo una piccola premessa. Io non sono una che legge per acculturarmi e che dico, che sostengo che bisogna leggere per aumentare di conoscenze. Va bene a scuola, sono dell'idea che la lettura debba essere puro piacere e quindi anche se si leggono cose di livello, culturale miserrimo, chi se ne frega, l'importante è apprezzare quello che si legge, se poi si impara qualcosa leggendo, tanto meglio, ma non è quello il motivo della lettura. Quindi questo video nasce per capire se un lettore come me, che è appassionato di libri moderni, legge libri moderni, libri anche molto popolari, molto semplici, si può approcciare a Dante per il semplice piacere della lettura. Quindi qui non mi sentirete dire a Dante il papà della letteratura italiana, bisogna leggerlo perché è importante leggerlo. Non ci interessa. Se siete qua per questo, per sentirvi dire questo, non è il video adatto a voi, quindi ci vediamo al prossimo video. Ah, voglio rispondere alla domanda, appunto. Io che leggo solo romanzi moderni, molto semplici, voglio soltanto divertirmi nella lettura, posso approcciarmi a Dante? Posso apprezzare Dante per il mero piacere della lettura oppure no? Poi lo andremo a vedere perché e cosa secondo me è apprezzabile, è possibile leggere di Dante per il semplice piacere della lettura per un lettore appunto abituato a romanzi più semplici, più contemporanei, con una scrittura più semplice. Innanzitutto diciamo subito chi è Dante. Dante è uno dei tre big della letteratura del 300. Lui insieme a Petrarca e a Boccaccio erano un po' gli influencer per quanto riguarda i libri dell'epoca, anteweb, bookstagrammer potremmo definirli dell'epoca, e quindi era uno dei tre grandi, sicuramente quello più ricordato proprio perché ha veramente inventato la letteratura italiana. Parleremo dei tre, parleremo anche di Boccaccio, non di Petrarca, perché tra i tre era il più secchione e quindi probabilmente secondo il mio punto di vista i suoi scritti sono molto meno popolari, molto meno avvicinabili per il semplice piacere della lettura, ma diciamo subito che tra i tre Dante era il più figo tra i tre, cioè quello con più successo, più ricordato, conosciuto in epoca moderna, quindi anche all'estero, sicuramente è quello più letto e famoso, ed era talmente il più figo dei tre che spesso anche Petrarca prendeva ispirazione, diciamo prendeva ispirazione, ma sottotesto scopiazzava allegramente da Dante. Questo fatto ci rende tutti più umani e ci fa apprezzare il fatto che se lo fa Petrarca, non possiamo anche perdonarlo qualche volta agli scrittori moderni di mancare un po', di peccare un po' di originalità, quindi insomma, possiamo essere più magnanimi anche con gli scrittori moderni per questo. Da qua capite subito che io sono team Dante, assolutamente, però se voi siete team Petrarca, ditemelo, fatemelo sapere con un commento. Ma veniamo a noi. Quale opera di Dante secondo me è apprezzabile da un lettore moderno che vuole avvicinarsi a lui soltanto per il piacere della lettura e quindi tolta tutta la storia della si può imparare da Dante, possiamo intrattenerci in maniera pop con qualcosa di Dante? Secondo me c'è una cosa in particolare che può essere letta, apprezzata anche dagli lettori non abituati ai classici e che sono abituati invece ai romanzi contemporanei in maniera, insomma, romanzi soprattutto con temi più leggeri. In particolare, secondo me, infatti, l'Inferno di Dante può essere apprezzato praticamente da tutti. Innanzitutto Dante ha scritto questa cosa che si chiama Divina Commedia, che, vabbè, lo sappiamo tutti, racchiude Inferno, Purgatorio e Paradiso. Cambia moltissimo la scrittura tra il primo e l'ultimo, perché nell'Inferno è più popolare e poi questa scrittura va ad innalzarsi. Quindi ovviamente da qui se ne vince che Purgatorio e Paradiso sono un po' più dei mattoni per i lettori e quindi insomma più difficilmente apprezzabili a sé, se non per chi invece è amante dei grandi classici della scrittura di Dante. Secondo me, se siete lettori popolari, abituati a letture pop, secondo me potete apprezzare assolutamente l'Inferno di Dante, con la premessa che ovviamente è una scrittura del 300.
1300. Rispetto agli altri due influencer dell'epoca, Dante, siccome è quello che si inventa la lingua, usa dei termini, delle terminologie che sono rimaste, che lui ha inventato e sono rimaste ancora oggi. Quindi, per esempio, tra Petrarca e Dante è sicuramente quello più la scrittura più facile a cui avvicinarsi, proprio perché inventandosi questi termini che si usano ancora oggi, la sua scrittura è sicuramente più moderna. Però considerate sempre che è una scrittura del 1300 e che l'Inferno è scritto in versi, quindi non è proprio una scrittura semplicissima di intrattenimento, richiede un po' d'attenzione per forza di cose, però è assolutamente approcciabile per un lettore non abituato. L'Inferno di Dante è suddiviso in 33 canti, diciamo capitoli, più un'introduzione, e racconta del viaggio di Dante che fa insieme a Virgilio all'interno dell'inferno. Lui immagina l'inferno come un mondo sotterraneo fatto a forma di cono rovesciato, suddiviso in cerchi, ogni cerchio, ogni girone ci sono dei dannati, e Dante viaggia per tutto questo inferno. E questo viaggio di Dante ha la struttura tipica di un fantasy, è un fantasy a tutti gli effetti, e qui sta il piacere della lettura per un lettore abituato a letture leggere e contemporanee, perché è un fantasy a tutti gli effetti. Di solito a scuola ci viene fatto studiare con tutta la storia della politica, dei personaggi politici, della vita di Dante, insomma ce lo rendono pesante. In realtà, se l'avete abbandonato in epoca scolastica, sappiate che è un fantasy a tutti gli effetti ed ha il piacere della lettura esattamente come un fantasy, scritto in versi, per carità, ma è un fantasy. Ha una struttura del fantasy. Abbiamo questo protagonista che entra in un mondo fantasy, lo scrittore ci porta un world building meraviglioso, perché che volo di fare. Dante ci presenta questo inferno pieno di dettagli, di elementi anche un po' macabri e insomma apocalittici all'interno di questo inferno. Dante ci porta questo world building favoloso e introduce tutta una serie di personaggi tipici dei romanzi fantasy, e quindi abbiamo, va bene, tutti i seri di demoni, gli Erinni, i Centauri, insomma tutta una serie di figure che secondo tradizione erano all'inferno. E poi, per esempio, c'è il personaggio di Gerione, che è questo mostro, questo essere chimerico col volto di uomo, che è praticamente una specie di drago. Potremmo assimilarla a una specie di drago sul quale viaggiano, sul dorso del quale viaggiano Dante e Virgilio. Insomma, un fantasy vero e proprio. È un fantasy, se vogliamo paragonarlo a un fantasy di formazione personale, perché il personaggio appunto ha una crescita all'interno di questo inferno guardandosi intorno. Il personaggio di Dante poi è un gran fifone, per cui spesso si dispera, e questa cosa è molto divertente. Spesso si dispera, si spaventa di quello che è intorno. Anche Virgilio ogni tanto, insomma, non è che sia proprio di grande sostegno, e non abbiamo la figura classica dell'eroe, e infatti non c'è neanche uno scontro vero finale, perché col Big Boss, che insomma è il diavolo, loro non hanno praticamente nulla a che fare e vanno avanti, vanno oltre verso il purgatorio. Quindi certo, rispetto a un fantasy classico manca lo scontro finale, ma insomma non avrebbe avuto senso, visto che le capacità di Dante, povero uomo, che viaggia all'interno dell'inferno, paragonate col Big Boss dell'inferno, insomma, era leggermente sbilanciato il confronto. Quindi rimane comunque un racconto di formazione del personaggio, del protagonista, che all'interno di questo viaggio cresce, impara delle cose e cresce, aiutato appunto dalla sua guida. Insomma, dopo questo video assolutamente blasfemo per gli amanti della letteratura classica e i puristi insomma, della lingua italiana e di Dante, ma ve l'ho detto, questo è un canale assolutamente che vuole affrontare le letture in maniera leggera e che si prefigge mi prefiggo l'obiettivo di consigliarvi libri adatti a tutti, e quindi non per imparare, per acculturarsi, ma semplicemente per il semplice piacere della lettura. Poi se uno impara qualcosa, ben venga nel viaggio, però per il semplice piacere della lettura. Quindi non sono il canale giusto per dirvi leggetevi Dante, perché è il papà della lingua italiana, l'abbiamo fatta a scuola, tanto basta. Quindi dopo questo video parecchio blasfemo, me ne rendo conto,
E mi rendo conto che tutto ciò porterà tantissime critiche, ma volevo fare un video divertente, lasciatemelo fare. E visto che dopo questo non mi accontento, probabilmente da qui a quando avrò finito di rileggermi tutto, vi porterò anche il video sboccaccio, perché anche lì, secondo me, ci sono cose che un lettore contemporaneo può apprezzare assolutamente anche per il semplice piacere della lettura. Quindi avremo altri video del genere. Preparatevi a riempirmi di messaggi arrabbiati, perché non finisce qui. Comunque, questo è tutto per questo video un po' così leggero, estivo. Fatemi sapere voi se avete letto Dante, se lo avete abbandonato in età scolastica, se anche a voi in età scolastica ve l'hanno fatto pesare abbondantemente, ahimè. Lasciatemi un commentino a questo video sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e con questo io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!